Ben ritrovati ai Fatti in Diretta, notizia dell'ultima ora, si è dimesso il numero uno della Federcalcio, Carlo Tavecchio. E noi parliamo in apertura di calcio, non soltanto del presidente Tavecchio e ormai, voglio dire, della debacle azzurra, azzurri che non andranno ai mondiali, parliamo di calcio per via degli strascichi che ci sono stati in seguito agli incidenti del post-derby di ieri sera, il derby tra Catanzaro e Cosenza. Grandi malumori tra i tifosi rossoblù, più legati appunto a quel che è successo dopo la gara che non alla sconfitta. Ne parliamo con Giovanni Cipparrone, presidente della commissione di vigilanza al comune di Cosenza, consigliere comunale Bruzio, che sui social ha denunciato con tanto di video quello che ha visto, ciò di cui è stato testimone diretto appunto a margine della gara. Buongiorno consigliere. Buongiorno a lei, buongiorno e grazie per l'ospitalità e la possibilità di darmi oggi nel non denunciare, perché veramente bisogna, come dire, tranquillizzare un po' gli animi quando si tratta di Cosenza e Catanzaro, ma quando succedono certe cose bisogna dire come sono avvenute e le responsabilità, perché anche a Cosenza non è vero che non stiamo discutendo della mala sconfitta, perché questo è un derby che, come tutti sapete, a noi piace disputare e vincere. Quando si perde in malo modo, anche calcisticamente, come quello fatto ieri, ci indigna tantissimo non vedere una squadra scendere in gambe con la caparbietà che hanno dimostrato. Consigliere, guardiamo le immagini di quel che è successo, perché lei era proprio su quel pullman. Prego la regia di mandare in onda questo filmato, filmato girato con uno smartphone. Arriviamo al pullman, però siamo alla parte finale della giornata, perché sì. Io le volevo raccontare come si ci arriva a questo, perché se si enunciano delle giornate pacifiche di vicinanza tra non dico le tifoserie, perché non mi permetto a scendere in discussione in temi di ultra, perché il mondo ultra è una cosa ben diversa da quello che stiamo commentando, però è certo che quando si dà apertura a certi discorsi, io lo dicevo già ampiamente prima della partita, bisogna farlo con le vere anime delle curve, che sono gli ultra. Non basta enunciare una visita di bambini per poter far passare il messaggio che possiamo passeggiare sia a Cosenza che a Catanzaro. Non è così. La dimostrazione è quello che è successo ieri, la dimostrazione è chi magari lancia questi messaggi fa abbassare la guardia di una certa sicurezza che si dovrebbe dare anche in questi momenti, e questo è avvenuto ieri, perché lei deve sapere che noi siamo partiti da Lamezia verso le 13.40, ci hanno fatto percorrere la superstrada, la tangenziale di Catanzaro, a non più di 20 km all'ora. Allora io dico, benissimo, perché inasprire già gli animi degli ultra, dei tifosi, che pacificamente stanno raggiungendo Catanzaro? Consigliere, lei dice c'è stata una inadeguata gestione dell'ordine pubblico. Assolutamente sì, ci hanno fatto attivare, io le ho mandato le fotografie, no? Allora, mandiamole in onda queste foto, si tratta ecco i tifosi in attesa ai tornelli. Faccio vedere la vergogna di queste, di quando, ecco qui, noi siamo stati qui al primo cancello per più di 40 minuti, superata questa fase siamo andati al secondo, ecco questa è un'altra vergogna dove faccio i complimenti ai tifosi cosentini per non essersi arrabbiati, per non aver cercato lo scontro con le forze pubbliche, per non aver cercato questa scusa per far sì che succedessero delle problematiche inerenti all'ordine pubblico. Bene, io faccio pubblicamente i complimenti ai tifosi cosentini, non faccio i complimenti ai responsabili di chi ha concesso e ha permesso questa porcheria, perché quando, lei deve sapere, quando i tifosi catanzaresi o i tifosi di tutta Italia hanno raggiunto Cosenza, non perché li voglio vantare, la mia città, a Cosenza si trova sempre il tappeto verde, blocchiamo strade, blocchiamo autostrade, tornelli ben messi a disposizione con l'antistadio, stewards, e poi ti faccio anche il discorso dello stewards
messo con la giacchetta, essendo un ferro rotto la curva, e si è rischiato un'invasione. E il responsabile di Stewart era concorde con questo ultras al mettere una giacchetta. Ecco, io le ho fatto una serie di problematiche che avrebbero potuto far succedere anche peggio. Non è consigliere, perché... ragioniamo un attimo su alcune cose, su alcuni aspetti di questa vicenda. Cioè, noi rimandiamo le immagini del pullman, il pullman danneggiato, tenendo presente che anche nel prepartita c'erano stati, insomma, momenti di tensione. Però, ecco, questa, la sassaiola che ha comportato la rottura dei vetri, eccetera, certamente è opera di una minoranza di tifosi del Catanzaro. Su questo almeno concorda? Guardi, io penso nemmeno che sono tifosi questi, mi perdoni, io faccio... Non ho sentito, può ripetere, purtroppo abbiamo... Io penso che questa gentaglia non siano tifosi del Catanzaro, sì. Del Catanzaro sono ben altro, non queste persone che hanno tentato di far male ai tifosi cosentini. Concordiamo assolutamente. Il tifosi del Catanzaro è un'altra pasta, e stanno come confrontarsi con i tifosi del Cosenza... E l'abbiamo visto sempre, le coreografie, i cori e quant'altro. Questo non è tifo, questo è vigliaccheria, questo è il modo di sfregiare una città, una tifoseria. Però le posso anche dire perché siamo giunti a questa cosa, perché se si voleva fare un buon ordine pubblico potevamo uscire anche 10 minuti prima, evitare che avrebbero fatto un'imboscata, magari invece di uscire all'imbrunire saremmo usciti con ancora la luce del sole, sì. Invece ci siamo trovati nel budello delle palazzine lì nell'ospedale, e qualcuno in aperta campagna ha pensato di farci questo regalo. Ovviamente, consigliere, apriamo una parentesi, perché noi cerchiamo di capire. Allora, fermo restando che le rivalità nel calcio e lo sport ci sono, eccetera, quella tra Catanzaro e Cosenza è una rivalità che soprattutto alla sponda giallorossa si è esasperata sin dagli anni Ottanta. Attraverso un pregevolissimo servizio della nostra redazione sportiva per la C-Sport abbiamo cercato di risalire alle origini di questa rivalità che oggi viene così esasperata. Andiamo in onda questo contributo e poi lo commentiamo insieme. Regia. Una rivalità che nasce da lontano, da quella famosa stagione 82-83. Da allora Catanzaro-Cosenza e viceversa non fu più una partita qualsiasi, un derby qualsiasi, ma il derby, la partita. Le Aquile erano in Serie A e quando si trattava di scegliere un campo neutro spesso si optava proprio per il San Vito. Le due compagini, specie da quando le Aquile giocavano stabilmente tra Serie A e B, non si incrociavano da molto tempo. Le due piazze avevano un rapporto di indifferenza. Il 20 marzo 83 in programma c'era Catanzaro-Cagliari. Il match fu disputato proprio a Cosenza. Per le Aquile quella fu l'ultima stagione nella massima serie. A quella gara i giallorossi si presentarono ultimi e parecchio staccati dalla zona salvezza. Al termine del campionato mancavano 6 giornate e con una vittoria l'US poteva ancora sperare nell'aritmetica. Le gare precedenti disputate sul neutro Silano erano state accolte con una certa enfasi dalla piazza rossoblù. Non quella volta. In quell'occasione fu diverso e i tifosi dei Lupi si schierarono dalla parte del Cagliari. La gara terminò 1-2 e le Aquile dissero definitivamente addio alla massima serie. Per i supporter giallorossi fu un vero e proprio tradimento. Da quel momento in poi nacque lo storico antagonismo fra le due tifoserie. Da quel giorno Catanzaro-Cosenza non è più una partita, ma la partita. Non un derby, ma il derby. Consigliere, dal suo punto di vista, solo questa l'origine di questo sentimento? Non è questa la verità. La verità sì. È che è come è successo ieri. I sindaci aprono alla tranquillità della partita, invitano le tifoserie, i bambini scolaresche. Questo è successo 30 anni fa, se le ben ricorda, quando siamo venuti in tanti a Catanzaro con le macchine, le famiglie, i figli, i pullman, abbiamo fatto una gita in quella partita, ma come tutti sapete poi all'uscita dello stadio è scaturita una rissa, siamo stati aggrediti dai tifosi catanzaresi con il solito lancio di sassi e di pietre, e se andate a rivedere quella giornata e quella cronaca si registrarono diversi tifosi cosentini che tranquillamente avevano raggiunto Catanzaro con le proprie macchine parcheggiate, si figure, sul ponte e sul resto della città di Catanzaro con molta tranquillità, e da lì
è nata poi la grande rivalità tra le due città. Le tifoserie, non ci voglio entrare sul discorso, perché le tifoserie sono altri discorsi, la tifoseria è un'altra cosa, il tifo organizzato di Cosenza e quello di Catanzaro sono ben altri discorsi. Qui ci sono le città, l'odio calcistico poi si tramuta in odio per chi non è tifoso o ultra come quello di Catanzaro e Cosenza, si tramuta in odio nel lanciare le pietre e fare questi attentati sciocchi che non danno merito a una città e a una tifoseria. Però torno a ripetere, io parto sempre dal presupposto che quando si enunciano aperture non bisogna abbassare mai la guardia, perché se si inaspriscono gli ultra cosentini, i tifosi, nel pullman, durante il tragitto per il Ceravolo, si esasperano gli animi prima. Quando a 20 km all'ora, arriviamo al primo posto di controllo e troviamo quella porticina, rimandate quella foto perché quello è emblematico, poi andiamo alla seconda porticina, entriamo dopo 25 minuti, a Cosenza non è mai successo questo per nessun pubblico ospite, a Cosenza succede ben altro, perché la civiltà e l'organizzazione della struttura cosentina è ben diversa, guardate queste immagini. Ecco perché io faccio i complimenti ai tifosi del Cosenza, perché in altre occasioni qualcuno avrebbe potuto far partire la scintilla ed era successo la prima lite con le forze dell'ordine, che in quel momento anche loro, secondo me, sono stati comandati in modo pessimo. Il fatto del lancio delle pietre ci ha lasciato basiti, perché era finita la manifestazione calcistica, era finito il coro dei bambini di Cosenza e di Catanzaro che sono stati insieme in tribuna, era finito lo spettacolo e siamo rimasti con gli ultra Catanzaro dall'altra parte che si scambiavano i cori classici degli ultra. Era finito lo spettacolo, quindi rimanere altri 40 minuti nell'antistadio ha fatto sì che si poteva... C'è stata una pessima gestione dell'ordine pubblico. Armare la mano non dell'ultra, torno a ripetere, non del tifoso. Consigliere, le siamo... Mi dica. Sì, no, siamo in conclusione di questa parte di trasmissione, la volevo ringraziare per questo suo contributo. Speriamo che, insomma, questi episodi non debbano più ripetersi, perché il calcio italiano deve cambiare e deve cambiare partendo proprio da questo. Grazie. No, io la ringrazio e volevo lanciare proprio veramente un messaggio al sindaco di Catanzaro, che non è andata come dice lui, quindi di farsi carico di quello che è successo e chiedere scusa ai tanti tifosi cosentini che a fine partita sono stati aggrediti, ma non degli ultra Catanzaro, da qualcuno che ha voluto rovinare questa festa. Quindi il sindaco Abramo può chiedere scusa per distendere i toni. Però ovviamente consigliere concorderà sul fatto che il sindaco Abramo debba chiedere scusa purtroppo per una minoranza di idioti, di ebeti, ma sempre una minoranza sono purtroppo. Il sindaco di tutti, e quindi dato che lui ha fatto l'apertura a accettare le scolaresche e far vedere che c'era questa distensione di animi, allora non è successo purtroppo questo, faccia più attenzione, perché lo stesso di Catanzaro non è uno stadio sicuro, sapete, vedete tutti dove bisogna percorrere le strade, le viuzze per arrivare allo stadio. Però ecco, se ci fosse una più attenta gestione dell'ordine pubblico, anche un maggiore buonsenso da parte di chi è preposto a gestire i flussi dei tifosi, forse certe cose... Però se oggi non avessimo parlato di questa cosa sarebbe stata una festa, non è stata così perché non è stata una festa, e bisogna tenere l'asticella dell'attenzione e della sicurezza sempre alta, e il sindaco, che è il primo cittadino che si augurava cose diverse, deve essere il primo testimone a far sì che i cosentini ritornano a Catanzaro non con l'astio ma da tifosi e da veri tifosi. Assolutamente. Grazie. Consigliere, grazie al consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone. Voltiamo pagina dopo gli incidenti al derby, a margine del derby tra Catanzaro e Cosenza, parliamo della strada della morte, parliamo della statale 106 che... Allora, ricorriamo alle immagini perché dobbiamo capire. Qualche giorno addietro, sugli organi di stampa regionali, si mostravano le crepe sulla 106. Parliamo di un tratto, eccole, queste sono le crepe, un tratto recentemente tra l'altro ammodernato,
di una strada che è soggetta ad un sostanziale progetto di rinnovamento annunciato insomma in pompa magna dalla stessa ANAS. Ebbene, nelle ultime ore che è successo? Guardiamo le fotografie pubblicate su Gazzetta del Sud, prima pagina e pagine interne. Ecco, la strada sprofonda nella notte. Quelle crepe sono diventate delle autentiche voragini. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Basta Vittime sulla 106, Fabio Pugliese, mentre questa vicenda, tra l'altro, è oggetto di una serie di prese di posizione. Allora, intanto quella della Codacons, parliamo di del presieduto insomma da Francesco Di Lieto, l'avvocato Francesco Di Lieto, presidente regionale, che dice, che denuncia la vergogna di un'opera costata ben 30.500 euro al metro. La strada statale 106 appena inaugurata si sta letteralmente disintegrando, la situazione è gravissima, chi ha sbagliato deve pagare. Siamo con Fabio Pugliese, il presidente dell'associazione Basta Vittime sulla 106. Allora Fabio, qui anziché andare avanti, mi sa che andiamo indietro, sempre più indietro, e purtroppo mentre noi denunciamo questi paradossi, cioè una strada appena riammodernata che continua a franare giù, si continuano a contare i morti. Pochi giorni addietro, a Trebisacce, una giovane donna ha perso la vita. E quel bilancio di oltre 600 morti, di oltre 24 feriti, si aggiorna continuamente e rende veramente questa strada il teatro di un'autentica mattanza consumatasi in appena 20 anni. Allora. Innanzitutto un saluto a tutti voi e grazie davvero per la opera meritoria che fate occupandovi della 106, che rappresenta uno dei più grossi, se non il più grosso problema che ha in questo momento la Calabria. Dopodiché diciamo, c'è una grande rabbia per quello che sta accadendo sulla variante A. È inquietante che dopo pochi anni iniziano a vedersi questi cedimenti. Bene ha fatto la procura con Gratteri ad aprire un'inchiesta. Dopodiché, secondo me, sono fondamentali due cose. La prima, credo sia la più importante, è comunque non drammatizzarla troppo la cosa, perché comunque è una parte che è di muro che è crollato. Abbiamo anche, per la verità, dei problemi in qualche galleria, però mi è stato riferito, tra l'altro formalmente, che complessivamente l'infrastruttura va bene, quindi insomma non generalizziamola facendo credere che tutta la infrastruttura che va male. La seconda, che è la più importante, è che io ritengo che questi protocolli della legalità che si firmano in procura sono davvero una cosa ridicola, consentitemelo, perché se si fermano alla carta e al timbro è finita, se poi non ci sono dei controlli continui e costanti che vengono realizzati sull'opera nel mentre questa si realizza. Questo è il problema. Fabio, a questo punto cosa si può fare? Perché tu dici delle cose che sono sacrosante, lo dici da una posizione, cioè dalla posizione di colui che è in trincea da tantissimo tempo per denunciare tutto quel che non va, tutto quello che è legato a questa arteria e a ciò che aggrava quotidianamente o quasi il bilancio di morti e feriti. Ma a questo punto, per evitare che una giovane donna come quella che tre giorni fa a Trebisacce ha perso la vita, come tantissime persone, che veramente cioè non ci si capacita, io oggi ho provato a come dire, a capire come sono variati nel corso degli anni i flussi delle morti su questa strada, francamente qui non è mai cambiato nulla, cioè non ci sono mai state delle flessioni. Ecco, adesso cosa si dovrebbe fare? Guardate, sulla questione della 106 ci sono due questioni chiare. Una è l'aspetto umano. L'aspetto umano significa ci sono centinaia e centinaia di vittime che sono poi, come nel caso della giovane Lucrezia, ragazzi di 30 anni, di 20 anni, di 25 anni,
che vengono veramente strappati all'affetto dei loro cari, dei loro parenti, dei loro fidanzati. Questo è un fatto umano che secondo me già di per sé dovrebbe spingerci a pretendere delle strade più sicure e moderne. Poi c'è un aspetto economico. Noi abbiamo nei giorni scorsi registrato i dati Istat e ci dicono che la mortalità per un solo anno, che riguarda l'anno 2016 in Calabria, costa a questa regione 400 milioni di euro, 200 euro pro capite a famiglia. Allora, io sono dell'idea che bisogna fare un piano di investimenti, qui bisognerebbe avere una classe politica dirigente lungimirante, che dice di media ogni anno spendiamo 4, 5, 600 milioni di euro per la incidentalità che ha dei costi sociali questo fenomeno, facciamo un piano da qui a 10 anni, investiamo 5 miliardi ma andiamo a ridurre la mortalità e l'incidentalità stradale del 90, dell'80, del 70, del 60% e quindi questi costi di conseguenza. Perché guardate, l'incidente di Lucrezia è un incidente che se avessimo avuto una quattro corsie con uno spartico traffico centrale non sarebbe mai, cioè non avremmo mai avuto una vittima, non avremmo avuto quel frontale. E quanti frontali e quanti centinaia di migliaia di frontali avremmo evitato se avessimo una benedetta quattro corsie con spartitraffico centrale? Allora il problema è questo. A me atterriscono, ma lo dico guardate con rabbia, quelle amministrazioni che danno il lutto cittadino, che vanno in pompa magna con la fascia tricolore e poi di fatto non fanno nulla per arrivare ad un ragionamento del genere, per pretendere fatti ed azioni concrete. Mentre invece no, mi atterrisce ancora di più l'abbandono a cui sono lasciate queste famiglie dopo una settimana tutto in solitudine assoluta, no, nell'ambito di un contesto generale che poi ci vede a noi in Calabria tra i peggiori, peggiori in Italia. No, se andiamo a valutare gli indici e gli effetti dell'incidentalità e della mortalità stradale. Fabio, nei prossimi giorni a Catanzaro sarete protagonisti, abbiamo veramente pochi minuti per chiudere, sarete protagonisti di un'iniziativa importante. Avete chiesto la Sala Oro, per quale motivo? Noi giovedì alle 10:30, io ne approfitto per invitare tutti gli organi di stampa, presenteremo in una conferenza stampa l'app per mobile Basta Vittime 106. Si tratta di un'applicazione per smartphone che sarà distribuita su Android e iOS e che consentirà a tutti i cittadini calabresi che percorrono la 106 non solo di essere informati in riferimento ai pericoli, quelli diciamo stabili più quelli in itinere, quindi quelli che sono della giornata, ma consentirà soprattutto a queste persone di essere partecipi di questo meccanismo, quindi segnalando con video, foto, tramite appunto delle funzionalità interne all'app e di farci capire se ci sono dei problemi anche infrastrutturali sui quali possiamo intervenire subito segnalandoli ad ANAS e alle autorità preposte. È una cosa importantissima, veramente importantissima, fatta da un'associazione che non chiede solo strade ed infrastrutture, ma promuove anche sicurezza stradale nelle scuole e con la tecnologia, con i social e con quest'app che io ovviamente invito tutti a scaricare. Fabio, grazie di cuore. Ore 18:30, Cittadella, Sala Oro, giovedì prossimo. Appuntamento con l'associazione Basta Vittime sulla 106 per la presentazione. Grazie di a voi. Grazie a Fabio Pugliese. Grazie davvero. Linea alla regia, un minuto di pubblicità. Poi torniamo in studio per parlare del caso Lamezia. Cars, concessionaria, assistenza e vendita ricambi DR Motor.
via Pontecrati 18, zona industriale, Castiglione Cosentino, Cosenza. Telefono 0984 40 39 81, www.bluecars.it. Al sole, dalla terra. Il grano volteggia nelle brezze al frusciar del vento. Sentir mediterraneo. Tra gli aromi, il sapore festeggia soave un profumo. Mezzogiorno, generoso, stringe di rosso un abbraccio. È passione. È la gioia del gusto, il trionfo dei sensi. Panificio Pastificio Colacchio. Dal 1970. Produciamo il meglio. panificiocolacchio.it. Una nuova onta rischia di abbattersi sul comune di Lamezia Terme. Una nuova onta che coincide con un possibile nuovo scioglimento del Consiglio stesso per sospette infiltrazioni mafiose. Contro questa ipotesi si batte il primo cittadino Paolo Mascaro, che annuncia l'avvio dello sciopero della fame. È un gesto importante per un sindaco, motivato da cosa? Motivato dall'impossibilità ad oggi di essere ascoltato dalla commissione d'accesso su qualsiasi atto, documento o comportamento che la commissione d'accesso stessa avesse potuto ritenere quale frutto o figlio di condizionamento di infiltrazione. Io credo che un'attività di indagine ispettiva abbia l'obbligo di essere il più possibile completa, e nulla di più può dare di completezza anche la parola di chi guida democraticamente una comunità. Lo sciopero inizia oggi, in che termini e fino a quando si protrarrà? Assumerò solo sostanze liquide, quindi non ci sarà più da parte mia cibo. Si protrarrà sicuramente sino a quando non vi sarà l'audizione e la possibilità di poter rappresentare compiutamente e di poter compiutamente dare spiegazioni sui punti che dovessero essere di cosiddetto allarme per la Commissione o per il Ministro o per il Consiglio dei Ministri, cioè quei punti che astrattamente possano essere considerati motivazione positiva di un eventuale scioglimento. Lei in questo modo mette a rischio la sua salute? Ma diciamo che io ho già parlato anche con alcuni medici, per cui sarò seguito costantemente, credo già da domani mattina farò i primi controlli, in maniera che comunque si possa, al di là della sofferenza fisica, non avere delle conseguenze irreparabili. La città come ha preso questo gesto? Ma io ho visto solo sui social e ho visto una risposta commovente della città, nel senso che vi è una grandissima solidarietà, quella che è una battaglia, a mio parere, di legalità, di civiltà e di difesa del territorio. Buongiorno a Pasqualino Rettura, collega del Quotidiano del Sud. Buongiorno, buongiorno. Allora Pasqualino, cosa potrebbe ottenere una iniziativa del genere? Ciò che mira, insomma, l'obiettivo di Paolo Mascaro è chiaro, ma rischia di trasformarsi in un'iniziativa asfittica, o no? Ma guarda Pietro, io oggi nel mio pezzo sul Quotidiano ho fatto una considerazione proprio partendo da questa tua domanda. Cioè se come pare la relazione sulla proposta di scioglimento del Consiglio Comunale è già sul tavolo del Ministro dell'Interno Minniti, no? Perché pare che così, del resto lo ha sicuramente fatto capire anche il Sindaco, no? Se i lavori sono stati conclusi, le verifiche sono state fatte, poi al di là se è stato fatto in anticipo o meno, questo sono cose che lasciano il tempo che trovano. Cioè se c'è una conclusione delle verifiche da parte della Commissione d'accesso, non vedo come possa essere ascoltato il Sindaco, perché intanto non è previsto da nessuna normativa, ma al di là di questo, se un fatto è già concluso, se un lavoro, se una verifica è già conclusa, come... Che senso avrebbe farsi riascoltare? Magari, Agostino, casomai, quando è stata nominata, forse prima, ma adesso...
se il lavoro è stato concluso, se c'è, se pare che ci sia già la proposta, cioè, mi sembra un po' strano, che anomalo che la commissione torni a fare le cose, insomma, a ascoltare. Pasqualino, allora sappiamo, insomma, anzi non sappiamo, non possiamo sapere quello che il prefetto Latella ha scritto, allegando insomma le sue conclusioni a quelle, insomma, della commissione d'accesso agli atti al Comune di Lamezia, non lo sappiamo. Però sappiamo quello che le inchieste giudiziarie hanno prodotto nel corso di questi anni in relazione a possibili, insomma, condizionamenti della pubblica amministrazione lì a Lamezia Terme. Vogliamo, ecco, sintetizzare quali sono i punti salienti, i punti cardine da cui è partita l'attività ispettiva? Sì, beh, intanto si parte dalla campagna elettorale, dall'inquinamento del voto, perché ci sono stati due candidati che sono stati arrestati, uno nella lista del CDU coinvolto nell'operazione Columbus, quella sul narcotraffico, che era una lista del CDU proprio a sostegno delle liste del sindaco Mascaro. L'altro era Monterosso, l'operazione Gambling, quella che riferiva di ingerenze dell'Andrangheta nelle scommesse online. Quindi queste. Poi dopo abbiamo avuto l'avviso di garanzia per il vicepresidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Paladino, che nell'operazione Crisalide è accusato di essersi incappucciato e andare a cercare i voti dalla Cosca Torcasio. Lo stesso per Pasqualino Ruberto, che è indagato pure per concorso esterno in associazione mafiosa. Pasqualino Ruberto, ricordiamo, autosospeso poi da consigliere perché è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Robin Hood. Pasqualino Ruberto, che è stato candidato sindaco, proprio avversario sia di Mascaro che di Sonni. Poi troviamo il fidanzato della consigliera comunale, che è stato coinvolto nell'operazione Grisaldi, che è stato arrestato, la consigliera si è poi dimessa. C'è un'inchiesta, c'è il papà dell'ex presidente, però ancora è consigliere comunale, mentre il papà è sotto processo in quanto è accusato di aver pagato i voti di fede. Insomma, e poi c'è l'operazione Eumenidi, quella sulla SACL, che ha coinvolto anche il rappresentante del comune della CDA della SACAL. Ci sono tante, insomma, altre. Pasqualino, per concludere, perché siamo ormai in addirittura d'arrivo, Paolo Mascaro è senza dubbio, anzi veramente non esiste ombra su Paolo Mascaro, una persona certamente per bene, una persona a modo, un avvocato serio, eccetera. Però noi abbiamo visto amministrazioni comunali, consigli comunali sciolti per molto, molto, molto meno. Concordi? Sì, certo, per molto meno. È giusto anche quello che dice il sindaco Mascaro, dice che bisogna poi però trovare dei collegamenti di condizionamento con gli atti amministrativi. Questo non lo sappiamo. Paolo Mascaro è convinto di no, però ancora non sappiamo se evidentemente la commissione d'accesso invece ha trovato qualcosa da questo punto di vista, che può darsi che magari a Mascaro sfugge. Quindi se non lo sappiamo, insomma, di che cosa ci dobbiamo dire? Quindi prima bisogna leggere il provvedimento, le carte, e poi difendersi. Se prima non si ha, se non si sa di che cosa si è accusati, di che cosa dobbiamo difenderci? Questa è anche la domanda che mi faccio. Ed è una domanda che condivido pienamente. Grazie al bravissimo collega del Quotidiano del Sud, Pasqualino Rettura. In bocca al lupo per il tuo futuro, Pasqualino, e buona lettura domani sul Quotidiano calabrese, Quotidiano cosentino, stampato a Cosenza, che ha, insomma, resiste ancora sul territorio, e speriamo che resista ancora a lungo, grazie a professionisti appunto come il nostro Pasqualino Rettura. Adesso linea alla regia, una breve pausa pubblicitaria, poi di nuovo in collegamento con l'informazione della C c'è il nostro telegiornale, le visite dei ministri Marco Minniti a Cosenza e Orlando a Catanzaro. Orlando che oggi pomeriggio sarà nuovamente sempre in Calabria, nel Cosentino. Restate con noi.